Ciao, sono Stefania Orlando e anche io sto ascoltando Musicalmente Parlando con il mio amico Dennis Pante. Questo è un pezzo veramente bello, è Vita Bastarda. È con noi Stefania Orlando nel salotto di Radio Beat Eaters. Stefi! Ciao Dennis, buonasera a tutti. Ciao, come stai prima di tutto? Bene, bene, sta bene, anzi, cioè bene, potrei stare meglio, nel senso che sono reduce da un'influenza, l'influenza ancora c'è, la febbre non c'è più, però insomma si sente che... però il sabato mattina io ti vedo tutta pimpante, non si vede che sei influenzata, sei sempre... Il top dei top. Anche questa mattina ero in onda su Rai 1, no, non si vede perché comunque sai, con un po' di trucco, un po' di buona volontà. Ho capito, Stefi. Stefi, allora, sei in diretta su Radio Beat Eaters e sono veramente in tanti ad ascoltarti questa sera, ma veramente tanti. Perché tanti ti ascoltano tutte le sere, Dennis. È vero, Stefi, perché noi mettiamo della bellissima musica. Poco fa ho messo quel pezzo, quel tuo tormentone. Ah, il mio? No, io invece stavo ascoltando adesso a parte il mio pezzo, Lascia il tempo che trova, nel senso che sono canzoni sicuramente, in questo caso, Sotto la luna. Mamma mia, quello mi fa morire a me quel pezzo. No, pensavo, hai messo la nuova canzone di Lisa, che secondo me è veramente un capolavoro. L'anima vola, sì, quella è veramente bella. Bellissima. Un pezzo veramente bello. Allora, Stefi, raccontaci un po', che cosa stai facendo adesso? Ah, guarda, adesso collaboro con Uno Mattina in Famiglia il sabato mattina su Rai 1 e scrivo per il settimanale Eva 3000, la mia rubrica che si chiama L'Orlando Curiosa. Uh-huh. E contestualmente lavoro con la mia band, che invece sono gli Orlando Furiosi questa volta, e sto lavorando a un pezzo nuovo insieme chiaramente a Simone e Gian Lorenzi. Ormai noi siamo insieme nella vita per amore, partoriamo canzoni insieme, no? Lo conosciamo, Simone. E prima Sotto la luna la chitarra è la sua, no? Del 2007, da sempre, anche da quando non stavamo insieme, perché noi nel 2007 non stavamo insieme, cioè stiamo insieme, diciamo, da dopo Sotto la luna, però già prima si collaborava insieme. E lo so, era il tuo chitarrista della tua band. Sì, lo è tuttora, però sì, in effetti così ci siamo conosciuti e insomma si prosegue. Beato lui. Figurati Dennis, grazie, lo prendo come un complimento. Ma certo. Salutare tutti i nostri amici che ci stanno ascoltando. Allora, c'è lei, la nostra Giovanna Mascia, so che siete diventati amici anche con la tua mamma. Giovanna Mascia, sì, ormai con Facebook, sai, siamo sicuramente, ci scriviamo spesso, ma io riesco insomma a mantenere rapporti con il mio account privato, con poche persone, però insomma persone tutte carine, beh, perché certo. Conosco direttamente o indirettamente, quindi questo è importante. Poi c'è la pagina ufficiale, quella è per tutti quanti, ma anche per questi stessi amici che vengono, sono io che interagisco sempre sulla pagina, quindi è un po' come avere un profilo privato, no? Mm-hmm, certo, io ti seguo. E poi c'è anche il condominio della nostra Fiordina che ti segue. Ma la Fiorda, ma vogliamo parlare un po' della Fiordalisa? Certo, tale e quale. Lei sono almeno 4 volte che le rubano la vittoria a tale e quale. Non me lo dire perché io piango ogni volta. Ecco. Speriamo, insomma, siccome la trasmissione non è finita, insomma, comunque è stata sul podio tante volte. Ma credo... Perché sì. Sia con Tina Turner, sia con la Berteira... tranquillamente vincere in tutte e tre le situazioni. Poteva trionfare, sì. Sì, per l'emozione che chiaramente ha scatenato in tutti quanti, addirittura ho visto gente piangere, Claudio Lippi piangere, quindi insomma evidentemente l'emozione era tanta. E continua a tarne nella Bertè perché praticamente era uguale sia con la voce che con il trucco, quindi insomma
tre imitazioni che meritavano la vittoria. Poi ce n'era un'altra, anche Malika Ayane mi è piaciuta. Insomma, pure a me mi è piaciuta, sì sì. Molto brava Fiordaliso, complimenti. Brava veramente Fiordina, è all'ascolto. E poi ancora c'è una signora che ci sta ascoltando, una signora molto sciccosa di Torre Maggiore, si chiama la signora Daniela Trombetta, mi ha detto mi saluta con un bacio alla Stefania Orlando, ma certo. Grazie Daniela, io ricambio questo bacio, grazie. Mi fa piacere che le donne mi salutino, nel senso che anche gli uomini per carità mi fa piacere, però quando mi saluta una donna mi fa più piacere. Sì, poi c'è sta una chat fantastica, si chiama la chat Fan Life, loro sono all'ascolto e in coro ti salutano, io sto vedendo tutti, fammi salutare, ma sono veramente in tanti, Stefi, come si fa? Allora io come posso fare un coro qui? Un saluto da Danny Stronte, tu sei Danny, non ti sento più. E infatti nemmeno io ti sentivo più. Ci sei? Adesso sì, ci sono. No, perché ti stavo facendo anche un po' l'impressione. Amici, buonasera da Danny Stronte, il vostro amico della notte. Mitica Stefania Orlando. Ma tu sei fighissimo perché tu hai tutta una tua personalità, no? Quando introduci i brani, quando presenti, poi sai, uno nella vita può piacere o non può anche non piacere. È certo. Anche chi abbia una sua personalità. E tu sicuramente non imiti nessuno. Io spero che piaccia a qualcuno. Crei questo personaggio che è molto simpatico, molto bello, molto simpatico, no? Perché poi chi fa il tuo lavoro deve suscitare comunque un buon rapporto con la gente che l'ascolta, tu ci riesci. È vero. Faccio l'imitazione. A cavallo, c'hai un po' anche di Salvo Sottile, no? Il siciliano. Fantastica, Stefi. Bene. Che mi hai fatto dimenticare cosa ti dovevo chiedere. Ma io poi oltretutto ti sento a tratti, spero che voi mi sentiate bene. Adesso ti sento perfettamente, forse ti muovi con. Tu sei su. Senti, mi ha prestato pure la cuffietta per sentirmi meglio. Ciao Simone, sei grande. Ciao Simone, aspetta che ti saluto. Vieni qua, saluta Dennis, vieni qua, salutalo. Ciao Dennis. Ciao Simone, come va? Lui è Simone Giallorenzi, è un chitarrista fantastico, l'ho sentito suonare, veramente bravo. Quindi noi grazie. Stiamo vedendo di farvi fare un concerto proprio qua a San Paolo. L'anno scorso per un pelo l'abbiamo perso, ma quest'anno, guarda, mi metterò in ginocchio, farete il concerto qui a San Paolo, una festa. Dai, così poi ci siamo tutti insieme, ci divertiamo, cantiamo. Anche certo, già l'abbiamo fatto qualche annetto fa, ti ricordi Stefano? Bellissimo. Ti ricordi a quel paese lì in provincia di Foggia era Rignano? Rignano. Il 16 di agosto dell'anno scorso. Rignano Garganico. Vabbè, risolve la cuffietta. Pronto? Eccomi qua. No, ho ripreso l'altra cuffietta perché sennò io sono sorda, come Cristiano, sì, infatti. Ti saluta pure Conny che è qui con me negli studi. Sì, bella Conny, pure c'era, eh? Sì, c'era pure lei, si è fatto la foto con te anche. È normale, dove vado io? Abbiamo la prova provata. Salutoni anche alla nostra badessa, Antonella Berti. Ma Antonella Berti, sì, è come possiamo non citarla. Lei ci guarda, ci osserva e poi c'è Mazzola che diciamo qualcosa di brutto. Ciao Antonellina, baci, poi chi salutiamo? E un salutone va anche per una... Ma adesso salutiamo tutti, pure quelli che ci sentono, sì, che perché... dicono questi che fanno, se la cantano, se la suonano. Un salutone pure per Anna Larato, fa parte della Gazzetta del Mezzogiorno e domani ha detto che ci fa un articolo sulla Gazzetta del Mezzogiorno, la nostra Anna Larato. Allora ringraziamo Anna e la Gazzetta del Mezzogiorno. Perfetto. E poi c'è anche, non te l'aspetti, ma c'è Paola Penelope che sta ascoltando. Paola Penelope, beh, ma lei è una favolosa drag queen del Mucca Assassina, ma anche di altri spettacoli, bravissima. Brava cantante, brava presentatrice, siamo diventate
amiche, io adesso ne parlo femminile perché in quanto drag queen vuole fare la sua identità maschile. Sì, l'ho sentita. Se vorrà la rivelerà lei, ma Paola Penelope è quotatissima, bella, forse faremo qualcosa insieme, c'è un progetto tra me e Paola Penelope. Grande Stefania Orlando. Allora Stefi, io ti lascio sul divano della nostra suite di Radio Beat Eaters, ti abbraccio e ci sentiamo presto per un piccolo progetto che sto programmando, sempre, se mi va, a buon fine. Saluto tutti quelli che ci hanno ascoltato e che continueranno a seguire Jenny Fante. Ciao, bacio a tutti. Ciao Stefi, un bacio grande. Ciao, ciao, ciao.